Nuova vigilia di campionato per il Catania, che domani alle 18:30 giocherà al Massimino il match casalingo contro la Vibonese. Sarà una partita fondamentale sia per capire qual è la reale condizione della squadra, che per confermare quanto di buono si è visto nella prima uscita contro il Rende, sconfitto per 1-2 grazie ai gol di Mannè e Silvestri. Sottil conserva ancora qualche dubbio, ma è già sicuro di non avere a disposizione Christian Sciama, che non ha ancora recuperato dai problemi fisici delle scorse settimane. Non è al 100% neanche Max Barisic, che potrebbe quindi saltare la sfida contro i calabresi a beneficio del rientrante Marotta, che dopo aver scontato la squalifica potrebbe dunque giocare in attacco dal primo minuto al fianco di Curiale. Mannè invece sembra confermato accanto a Francesco Lodi e Marco Biagianti, mentre bisognerà capire se la quarta maglia in linea mediana andrà a Rizzo o ad Angiulli. Pisteri sarà tra i pali come sempre, così come Aie e Silvestri dovrebbero comporre il duo di centrali a protezione dell'estremo difensore rossazzurro. Dubbi invece sulle fasce, dove Calapai è favorito su Ciancio a destra e Scaglia potrebbe essere ancora preferito a sinistra su Baraje. C'è curiosità accompagnata dall'ormai solito scetticismo invece per la legge del governo, che ha rimesso nelle mani del TAR del Lazio le decisioni sul destino del campionato di Serie B attualmente in corso.